The Show. Ottobre 2020, il premier Giuseppe Conte assolda Fedez per invitare i millennial all'uso delle mascherine. Ci è stato chiesto un aiuto sull'esortare la popolazione, soprattutto quella più giovane, all'utilizzo della mascherina. Ma forse non tutti sanno che altri influencer sono stati assoldati per il bene della cosa pubblica. O meglio, questo è quello che credevano di fare i protagonisti del nostro scherzo VIP. Ciao Jacopo. Ciao Ale. Ciao. Scusami. Mi vedi? Sì, ti vedo, in tutto il tuo splendore. Ciao ragazzi, vi dobbiamo soltanto 15 secondi per lo sponsor di oggi, noi stessi. The Show è orgogliosa di presentarvi gli insetti per scherzi, delle vere cavallette croccanti per fare scherzi. Tra l'altro, è un insettino qui nei capelli, una cavalletta! Una vera cavalletta! È una vera cavalletta e la sto mangiando! Potete usare le nostre cavallette per attaccare bottone con una ragazza oppure per stupire mangiando un insetto davanti a loro, amici e parenti. Acquistateli, trovate qui sotto tutto per comprarli, è cliccabile, tac tac tac, e divertitevi! Lasciamo al video, dai! Rimorchiate magari video. Così! Ora? Per il momento sì. Ma che figo il tuo set. Come va? Cominciamo da Federico Clapis, youtuber di prima generazione, diventato uno degli artisti più apprezzati della nuova generazione. A far restare Clapis di Sasso come una delle sue statue ci pensiamo noi. Giorgio Muratore è per tutti Murri, mentre per Google è un artista musicale. Oggi metteremo alla prova questo poliedrico influencer con quello che gli riesce meglio, abboccare ad uno scherzo. Credo che questo sarà il video più profondo che abbia mai fatto. E puoi dirlo forte, Gabbo. Anche tu finirai come tutti gli altri. Come? Bene. Stai per scoprirlo. E dulcis in fundo, metà dei Pantellas. Jacopo, segno zodiacale Cancro. Ma non avevamo detto VIP? Vabbè, tanto lo sanno tutti che VIP sta per Very Important Prank. Il nostro scherzo inizia tanto tempo fa. È una mattina di aprile. Doveva venire una pandemia per rivederci. Ma sto girando a distanza. Non mi è cambiata molto la mia vita, sinceramente, perché comunque io lavoro sempre in casa, però inizia a pesare. Io sai, sono in quarantena da tanto. Però almeno ti mangi i cannoli, voglio dire. No. Siamo in piena quarantena quando li contattiamo per la prima volta per proporre un fantomatico progetto del ministero. Ci è venuta questa idea per una nuova campagna. L'abbiamo presentata al ministero e ce l'hanno approvata. Questo spot pubblicità progresso che andrà poi in televisione ad alta rotazione su Rai e Mediaset. Siccome la gente adesso è a casa sul divano da un mese, sì, mistero della sì. Figli di p***a. Il claim di campagna, l'hashtag sarà: io resto a casa ma non sul divano. Hai visto la mia installazione, quella con la panchina con i punzoni? Così non ti puoi sedere. Sono i divani così. E invogliare la gente comunque a muoversi in casa, non annoiarsi, giustamente. Esattamente. Ci hanno anche affidato il compito di sentire un po' di persone, di youtuber, di persone che hanno dei canali YouTube importanti per portarla avanti. Una campagna solidale per incentivare lo sport e il movimento in casa. Il cavallo di Troia perfetto per fare breccia nel cuore di un influencer. Non c'è occasione migliore, perché comunque il web è la, molte persone lo conoscono solo per il trash, per quella roba lì, ma in realtà sotto c'è tanto, eh. Esatto, cioè, questa è proprio un'occasione, secondo me, per fare scoprire alle persone cosa c'è sotto il web. Assolutamente super disponibile, guarda, davvero. Tanto grazie, poi... Figurati, grazie a te. E puntualmente tutti abboccano. Dimmi esattamente quello che ti serve e lo faccio il più rapidamente possibile. È banalissimo. Che praticamente è un collage di foto. Ognuno fa una piccola foto di lui che fa stretching in varie posizioni. Faranno un montato con tutte le foto, una dietro l'altra, una musica e uno spiccherato, e andrai a in televisione. Quindi foto ti servono? Sì, assolutamente solo okay. Fotografie. Allora, aspetta che ti condivido un attimino. Dovresti fare tutta l'ultima fila, poi loro scelgono quale mettere. Ricapitolando, abbiamo convinto i 4 VIP a partecipare alla campagna hashtag io resto a casa ma non sul divano, e abbiamo chiesto loro di scattarsi e inviarci una foto che verrà inserita in un montaggio in cui tutti fanno una posizione di yoga. E indovinate un po', quale di queste posizioni è quella che faremo fare a tutti? Sul serio, provate indovinare nei prossimi 3 secondi. Adesso state per scoprire il perché. Ah, io sono appartengo all'ultima fila? Sì. Come mai? Questo è stretching per il tricipite, non è io. Esatto, però insomma... Quello in mezzo è veramente umiliante. Sì, questo è... Non è nemmeno... Neanche Fantozzi, no. Non è corazzata. Il punto è proprio che siamo tutti a casa, tutti uniti a creare questa sorta di trenino, di intreccio di persone. Il trenino sta per partire, sono tutti a bordo. Cerco di farlo il meglio possibile. Se me ne fai al volo saresti un eroe. Va bene, ok. Adesso vado ad accovacciarmi.
destinazione il centipede umano. Allora ti mando la mail e domani ci risentiamo, che voglio rivederti in chiamata, che sto set qua mi fa eccitare. Ed ecco le foto imbarazzanti. Ah, la mandate, vediamole. Grazie Fede. Ah, è questa quella che volevo. Ottenute non senza qualche difficoltà. Sto cercando di vedere le immagini, ma non è che ci capisca granché. Soprattutto queste due, non capisco quello dove è tipo a pecora, ma c'ha le mani tipo che vanno verso l'indentro. L'altro non riesco a capire le braccia, come devono essere posizionate. Foto acquisite. E a differenza dei nostri VIP, dovresti aver già capito che fine faranno, passando per le mani del nostro cattivissimo grafico. Curiosi di vedere il risultato? Eccomi. Eccoci. Eccomi. Come state? L'ospite oggi. Cavolo, direttamente dal letto. Ieri mi ho fatto vedere a mio amico la foto a pecora, dicevo, ma c'è. Guarda dove sono arrivate. Allora, dal ministero ci hanno comunicato che è stata leggermente modificata l'iniziativa, però non dobbiamo rifare le foto, per fortuna. Rimane sempre l'idea della condivisione, ma più che sullo sport, sullo stretching, volevano improntarla sulla solidarietà. Quindi che tengano il pantello, sta pecora. È cambiato anche l'hashtag. Adesso la campagna si chiama Il trenino della solidarietà. Ed ecco con orgoglio e patriottismo gli scatti che cambieranno per sempre il lockdown della nazione Italia. Il trenino della solidarietà. Te le ho mandate sul telefono. Lo sapevo. Cioè, ma non ti piace? La prima è più è più elegante. Teste di lo sapevo io. E se devo scegliere, meglio la seconda, almeno sono di più. Quella con più persone? La sensazione di solidarietà. Ovviamente non andrà più in televisione, pensavamo a canali un po' più premium, magari tra... Sì, tipo quello nero e arancione. Bravo. Ti ho mandato, guarda, su WhatsApp la prova che ci ha fatto il grafico, manca solo l'hashtag. Aspetta che allora. Il trenino della felicità, che la metteremo sotto. Ma lo sapevo come lo mettevate nel c***o. Lo sapevo, era proprio una trappola perfetta. Vedi, lo sapevo. Guarda che se poi possiamo cambiare etnia, avevamo anche europei, un giapponese farebbe meno male. Quello rappresenta il coronavirus, che ce lo sta mettendo nel c***o a tutti. Pazzesco. Ok, dovrebbero arrivarti. Lo sapevo. Magari fatti dare un consiglio da Silvia, non lo so. Io non ci voglio credere, ti prego, guarda. Ma ti hanno cappellato a te, mi sa, Gabbo. Mi sa che... Perché secondo me la seconda è più carina, perché c'è proprio l'effetto del trenino della solidarietà. Cioè, uno dietro l'altro. Non so, però... Magari anche un parere femminile ci aiuta, sei tu che sei più... Ti piacciono? Allora, non andranno in televisione, probabilmente. Andranno non sui canali principali, sulla 7 Gold, i canali privati, verso le 23. Aspetta che... Ti mando magari l'elaborazione del grafico, la mando su WhatsApp. Proprio il ministro ti fa i complimenti perché sei stato quello che ha tenuto meglio la posizione. Perfetto. Se no, se non ti piace... Sì, può... secondo me è una strategia. Se no abbiamo pure la versione un po' più premium. Ti mando anche quella, va? Cioè, che più... Perfetto. Ovviamente non potrà andare in televisione negli orari protetti, andremo in seconda serata con lo spot televisivo. Sembra come sfondere il telefono, bellissimo. Come avrai capito, siamo chiusi in casa, non possiamo fare scherzi per strada e quindi stiamo rompendo il c***o a te. Tra l'altro ieri ho chiesto ad Alessio, come fate a lavorare per una che non potete fare prank e cose varie? Pezzo di m***a, mi ha risposto lui, infatti. Ma Dio, sono contento, dai, mi avete trollato, bene. Ce l'abbiamo fatta. Adesso dobbiamo dire ai tuoi. Adesso dobbiamo dirlo ai miei. Perché tu avevi detto, mamma, sono in una campagna del ministero. Sì. Immagino, giustamente, tua mamma tutta orgogliosa del figlio della campagna con il ministero. Sì. Ora le mandi su WhatsApp la foto, la grafica che ti abbiamo fatto. Sarà fiera di te. Sì, è un'idea geniale. Non la vedi, ma adesso magari la vedi. Sei qui una telecamera, vedi? Sì. Poi qua ci sono le telecamere, tu non le vedevi, però vedi, guarda. Guarda, vedi, sì, si intravede. Ah, si intravedeva da lì? Sì, sì, sì. Però non ci ho fatto caso. Non ci hai fatto caso. Devo dirti che sei stato il più espressivo. Proprio in questa foto non ho espressioni, sembra che manco la sente. La forza dell'abitudine. Ma stai parlando con uno che vi segue da 10 anni ormai. Sì. Oh, occhio, Però abbiamo il canale da 6. Non ho avuto alcun dubbio, ancora prima di scattare, adesso questi non ho detto.
apprezzavo. Io, quando ci siamo sentiti la prima volta in chiamata, ho detto vabbè, ci sta, loro collaborano spesso con ci sta che collaborino con il ministero. Diciamo, abbiamo in un po' tutti. Sto malissimo, te lo giuro. Ma sai cos'è la cosa figa? È che io, tutte le volte che guardo un vostro video, ho sempre detto non mi incolano mai loro. Scelta di parole giustissima, fra l'altro. Non mi farò mai in the show, bene, ok? Grande, capo. Io ci ho messo poco a parlare, dai, ci ho messo 10 ore. Cavolo, lui Daniel alla fine non mi ha mai mandato quello dove lui era pecora. Beh, mandava tipo 1000 foto. Esatto, l'ho preso nel di primo risveglio. Così sei bello, capito, sei bello sveglio, cazzo. Cioè, se... o no? No, ma io sono un sacco contento che sono stato preso per il culo dai The Show, sono contentissimo. Metti nel curriculum, anche se tecnicamente per il culo ti ha preso qualcun altro, però grazie ancora, raga, Non sono contento, stranamente sono contento di essere stato in infatti, cioè, questa continua a ripetere. Silvia, occhio, ti nasconde qualcosa. Ciao caro, buon risveglio, ciao, faccio un ciak, ciao ciao. Ovviamente questo video non fa parte di una campagna del ministero, ma non fate come i nostri VIP. Indossate la mascherina, non fatevi incare. Questo episodio di Very Important Prank finisce qui, ma noi abbiamo realizzato altri scherzi ai VIP. Iscriviti al canale, lascia un like, perché a 150.000 like arriverà un nuovo episodio di Scherzi VIP, Very Important Prank.